Amici, buongiorno, benvenuti nel solito spazietto 90 secondi con. Oggi sono con Moreno, tenore, poggiardese, ahimè, trapiantato in Germania. Moreno, sì. Raccontaci un po'. Niente. La tua storia. La storia mia, ho fatto scuole alberghiere a Santa Cesarea e poi d'estate andavo a lavorare alla Triglia, a Badisco. Poi sono finite le scuole e ho avuto la necessità di andarmene per fare esperienza. E conoscendo tanta gente vitigliana me ne sono andato sul lago di Garda a lavorare. Questo fu nel 1989 a Garda. E niente, lì conobbi mia moglie, che a Germania ci scrivevamo qualche lettera, all'epoca non c'era la tua moglie è tedesca? Sì, è tedesca, sì. Ah, è tedesca, lei era in ferie, io lavoravo, ci conoscemmo, poi cominciamo a scrivere qualche lettera, perché all'epoca i telefonini non ce n'era. Cioè, stiamo parlando di lettere, ragazzi. Lettere. Scritte a mano. Una ogni giorno, minimo. Francobollo, lettera, quello esatto. Era il WhatsApp, il messaggio tramite lettere, lo dico per i più piccolini, era un messaggio che ci impiegava una settimana minimo. Più o meno, sì. In andata, poi c'era una settimana di ritorno. Sì. E poi lei venne di nuovo, insomma, finì la stagione, io andai in Germania a trovarla. E lei venne dopo Natale 89 qua a trovare i miei genitori, la prima volta qua, insomma. La storia siamo messi insieme, un po' me ne andai nel 90 a Malcesine, sempre sul lago di Garda, a lavorare e poi finita la stagione decisi di andarmene in Germania, ecco, e dal 6 settembre insomma del 90 che sono trapiantato in Germania. E dal 90, quindi diciamo 26 anni 26 che sei anni, in Germania. Sì, è due mesi per l'esattezza, insomma. Insomma è un buon traguardo, ma hai intenzione poi di, come dire, più avanti di rientrare in zona o è un discorso un po' difficile perché i figli crescono. Esatto, io ho due figli, è una domanda un po' difficile perché ho due figli, uno 25 e uno 22 anni, sono trapiantati là, è un'altra realtà rispetto a qua, non lo so, mia moglie dice sempre sogno, poi si vedrà che un giorno... Un sogno che si può anche realizzare, sì, insomma, uno ci spera, no? Sì, se lei vorrebbe tanto quando sarà che arriviamo a pensione, venirsene qua. Non stare una settimana, stare 2 o 3 mesi. Magari fare l'estate qua. Quello sarebbe il sogno di mia moglie, forse anche il mio, vediamo. Poi, il futuro si vedrà, no? Vediamo cosa si può fare. Allora, intanto io ringrazio Moreno che ha voluto, ha richiesto questa intervista perché lui si sente, anche se le persone sono emigrate, stanno fuori, sono sempre legate al territorio, sicuramente, seguono tutti i dettagli, tutto quello che facciamo, e io lo capisco perché un po' di tempo sono stato anche fuori. Ti ringrazio per aver voluto questa intervista e io vi rimando al prossimo video.